Attacca Udine con i Kanji che si rintana da Carotti. 8 secondi per l'attacco di Udine. Carotti in uno contro uno, va in penetrazione, si appoggia, si protegge col corpo e segna i primi punti per Udine. Si rimane sul risultato di 10-1 dopo 3 minuti di gioco. Con Carotti in marcatura su Udo, prova a approfittarne il numero 27, fa saltare Gaspardo e appoggia due punti comodi comodi da sotto. Ancora Delia, prova a farsi vedere a Libegovic, non viene servito. Delia, 4 secondi sul cronometro, lo chiude Murphy con la mano destra, si appoggia al tabellone, primi punti anche per Delita. 18-3, Verona a inseguire. Stefanelli subentrato con lo step back da 3 punti, canestrone di Stefanelli. Il mismatch sotto canestro, Stefanelli prova a anticipare, riceve però da Ross che ribalta in angolo dai Kanji che si alza da 3, si sblocca anche lui, sorride guardando il parterre. Kanji su Divo che ha provato a passare sopra il pick and roll per non concedere il cambio appunto che avrebbe penalizzato Udine con Delia su Divo, ma è stato bravissimo i Kanji e qui è stato altrettanto bravo Penna. Nulla tira fuori queste conclusioni, tanto Penna replica però subito andando a punire la rotazione tardiva. Lo palla consegnata per Murphy, Gazzotti, Stefanelli che prova, scarica per Murphy che schiaccia i primi punti della sua partita, che tira primo ferro, rimbalzo di Murphy, 5 secondi, 4, Murphy va da Bartoli che ha la possibilità di penetrare, si va da Stefanelli, sulla sirena il canestrone di Udine. La trovate in uscita dal time out con la bomba di Monaldi e con il canestro di Alibegovic, 6 punti in fila. Adesso vediamo che sperava di toglierci anche qualche soddisfazione in attacco. Tanto di Vo brucia i Kanji, segna col fallo. Penna quasi sfidato al tiro. Murphy per il taglio di Udom, la schiacciata del numero 27, sarà quota 4 personali. Monaldi con la palla da Daros, pescato Alibegovic tutto solo dall'arco, esulta Alibegovic, tripla del play. C'è Esposito, palla dal post che vuole attaccare, marcato da Delia, tira e segna un gran canestro, sbloccandosi anche adesso addirittura. Bartoli fuori da Gazzotti che ha tantissimo spazio e arriva la tripla di Gazzotti, primi punti. Marco che si è un po' spenta. Bartoli prova a mettersi in proprio e lo fa con il primo canestro della sua partita, che Vale non riesce a strappargliela. Bartoli alza la palla per Murphy che la recupera dietro il tabellone e si inventa due punti che costringono al time out. Il canestro pesante per provare a propiziare un parziale positivo oppure a scrollarsi di dosso uno negativo. Infatti Verona qui punisce. Altri due tracce i Kanji. Si alza Murphy per portare un blocco, i Kanji passa, lo accompagna, quasi riesce a stopparlo, ma Di Vo è bravissimo e si appoggia al tabellone. I Kanji su Di Vo che si alza da 3, canestrone ancora per Verona, di tornare sul parquet. Carotti si arresta da 2, dimenticato dalla difesa e va a segno, esplode il Carnera. 7 sulla maglia. Penna che gioca con Murphy per liberarsi di Carotti. Penna schiacciato proprio per lui, alza la parabola e trova un canestro impossibile appoggiandosi al tabellone. Può permetterselo viste le doti difensive e le lunghe leve di Kanji. Esposito con la layup per Murphy, canestrone di Verona che si riporta a meno 7. 28 secondi, 8 sul cronometro di Udine. 6, c'è da Ross, marcato da Di Vo, 1 contro 1, da Ross tira cadendo all'indietro e segna ancora da Ross, nono punto da...